Paolo Bambagioni è il presidente della seconda commissione Forteto, quella che dovrà stabilire le responsabilità politiche, ma istituzionali, ma anche dei tribunali, dei sindacati, insomma di tutti coloro che hanno un po' gravitato attorno alla vicenda del Forteto. Si è insediata la commissione, già due sono stati gli incontri, dovrebbe esserci anche Bruno Vespa tra le prossime audizioni. Bambagioni, lei si sente addosso un po' il peso politico della responsabilità di stabilire anche chi tra la sinistra, perché ancora governava la sinistra, è stato un po' responsabile di quello che è accaduto. Qual è la sua posizione? Come governerà questa commissione? Noi non siamo un tribunale, quindi non ci muoviamo su quelle logiche. Questa seconda legislatura regionale è stata avanzata la richiesta di fare una seconda commissione per individuare le responsabilità di natura politica e anche amministrativa che possono in qualche maniera avere in qualche maniera coperto, cioè sapendo che c'era questi problemi non hanno affrontato la situazione come avrebbero dovuto, per omissioni o proprio addirittura per volontà. È una questione molto delicata perché io credo che noi abbiamo un obiettivo solo e solo uno può essere quello della ricerca della verità. Lei ha ricevuto pressioni dal suo partito a vari livelli? Io non ho ricevuto pressioni assolutamente, ho avuto un po' il senso della solitudine nella prima commissione in cui non ero stato compreso e poi in realtà il voto è arrivato e quindi ha messo fine a tutto, ma non solo, la Regione Toscana si è costituita parte civile con Rossi, quindi politicamente il partito ha fatto quello che doveva fare. In questa seconda iniziativa il partito ha fatto la scelta di individuare me come candidato presidente, c'è stata qualche polemica da parte degli altri membri della commissione, faccio presente su 6 membri comunque pur avendo un peso più importante, io sono l'unico, diciamo, rappresento il PD. Io non ho nessun intento di coprire niente e nessuno, l'unica cosa non voglio individuare e fare elenchi di persone che in buona fede si sono trovate a transitare di lì e che però non hanno responsabilità dirette.